Questa trasmissione è offerta da Alfrus. Eccoci qua, buongiorno al sindaco di Coseano, David Asquini. Benvenuto sindaco. Buongiorno, buongiorno caro Enzo, buongiorno a tutti. Bene, allora qui al punto la trasmissione, sei già stato più di qualche volta, quindi sai come si svolge tutto Lambardano. Allora, intanto sentiamo dal primo cittadino di Coseano, poi parleremo anche della Collinare, perché mi pare che tu hai un ruolo di presidente anche lì. Com'è la situazione a Coseano? Qual è l'evento che state preparando? Insomma, faccio un piccolo quadro. Allora, Coseano, come ben sapete, insomma, è comune dell'Arte già da ormai tre anni e mezzo, quindi è un paese che sta lavorando moltissimo, non soltanto in campo artistico, ma anche in campo economico, perché bisogna anche dire che l'arte porta anche, insomma, un giro di soldi, soprattutto per quanto riguarda i privati, chiaramente. Quindi questi anni di difficoltà e anche anni di difficoltà chiaramente economica. Tant'è che il premio Arte Coseano quest'anno viene fatto in maniera completamente diversa, ovviamente per gli effetti della pandemia, che non serve neanche sottolineare, ormai tutti i telespettatori sanno di cosa si sta parlando, e faremo quindi una cosa proiettata non più nel passato, ma completamente nel futuro. Ovvero abbiamo costruito la capsula del tempo, che di per sé è già un'opera d'arte che verrà però scoperta, e quindi non posso dire troppe cose, domenica alle 5:30 del pomeriggio. All'interno di questa capsula del tempo verranno messe delle opere d'arte, circa una settantina, forse si arriva anche ad 80, opere d'arte di artisti nazionali, internazionali, locali, eccetera, che hanno il piacere di sapere che la loro opera d'arte verrà riscoperta esattamente fra 100 anni. Quindi noi fra 100 anni riapriremo, e quando dico noi intendo ovviamente gli abitanti di Coseano, perché ho qualche dubbio, insomma, che potrò essere io presente. Parlata diretta, ecco, insomma, un po' improbabile. Sì, può essere tutto, però insomma, poniamo almeno il dubbio. Bene, e quindi verrà riscoperta fra 100 anni con le opere d'arte, e quindi lavoriamo per il futuro in maniera totale, e soprattutto anche dei pensieri che i nostri cittadini possono inserire agli abitanti di Coseano fra 100 anni. Questo diciamo che è sia arte, sia cultura, ma sia anche un modo di poter vedere le cose in maniera un pochino diversa, cosa che spero la mia amministrazione faccia anche quotidianamente, non soltanto per il mondo appunto artistico, come abbiamo detto, ma anche chiaramente per le cose un po' più pratiche, tant'è che proprio in questi due anni, nonostante il Covid, abbiamo iniziato veramente tantissimi cantieri, tantissime opere pubbliche. Qualcuna è in difficoltà per il motivo che conosciamo, insomma, la speculazione edilizia in corso, la mancanza pratica di materiali, cioè mancano i materiali, il ferro, il legno, l'alluminio, anche i materiali tra l'altro come la plastica iniziano a scarseggiare, sempre che appunto non sia una speculazione, questo insomma non sta a me a dirlo. E ahimè mancano anche la manodopera, tant'è che anche gli imprenditori locali, tu sai Enzo che abbiamo una zona industriale molto ricca e molto importante, sono state fatte tantissime assunzioni proprio quest'anno, tra l'altro perché è in grande espansione, anche lì abbiamo grandi idee per il prossimo futuro, e ahimè fanno fatica però a trovare la manodopera che chiaramente nel tempo è sempre più specializzata, però purtroppo si fa fatica, e questo insomma rende un po' più difficile il percorso. Questo non significa ovviamente che ci fermiamo, ovviamente può essere che ci sia però qualche rallentamento. Ecco, nonostante tutto ho visto che avete dato corso all'efficientamento energetico, ci sono anche opere che riguardano il gas, l'illuminazione, insomma si sta ammodernando, innovando un po' tutto il territorio comunale. Io penso che Coseano da questo punto di vista sia uno dei comuni più moderni della regione, e ne sono anzi quasi sicuro, perché questo processo è iniziato 11 anni fa con il mio precedente sindaco, e io ero appunto vice sindaco, e abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo. Se noi riusciamo a spendere i soldi pubblici, e ce n'è soldi pubblici chiaramente per l'efficientamento energetico, non solo non spendiamo appunto i fondi comunali, ma soprattutto poi negli anni possiamo ricavare soldi in altro modo, ovvero con il risparmio energetico.
E questo ha fatto sì che in tutti questi anni abbiamo potuto non solo risparmiare soldi, ma addirittura reinvestirli in altro efficientamento energetico. Insomma, un'amministrazione molto oculata, come stai dicendo. Sì, abbiamo iniziato con l'impianto a LED dell'illuminazione pubblica, che ha decretato ovviamente un risparmio, non dico eclatante, ma insomma molto importante per le casse di Coseano. Dopodiché abbiamo fatto praticamente tutti gli impianti a LED, compreso quello del campo sportivo, sapete che consumano molto i fari dei campi sportivi. Abbiamo fatto l'efficientamento energetico di tutti e tre gli ordini di scuole, quindi sia le scuole medie, finito ieri praticamente, giusto per l'inizio della scuola, quasi 1 milione di euro tra efficientamento energetico, la climatizzazione meccanica, quindi tra l'altro anche dal punto di vista del Covid noi abbiamo fatto sì che l'aria sia sempre in movimento e quindi entra quella pulita ed esce quella fra virgolette impura, e quindi un lavoro anche dal punto di vista sanitario veramente molto importante, per poi proseguire con l'asilo e le scuole elementari. Non solo, adesso dobbiamo iniziare due cantieri nel nuovo anno fondamentali, che sono, anzi tre, scusa Enzo, tre. Uno è quello della galettiera, cioè l'auditorium, il teatro insomma di Coseano, anche lì efficientamento energetico per l'ennesima volta, quindi cambio di tutti i servizi meccanici e tecnici, quindi per il riscaldamento e il raffreddamento, perché ci sarà il passaggio ovviamente da gas, da gasolio a gas, ed è l'ultimo, dopodiché abbiamo finito veramente tutti i nostri edifici. E non solo, ma anche il municipio che verrà fondamentalmente ristrutturato sia dal punto di vista antisismico sia dal punto di vista appunto energetico. E infine il poliambulatorio, anche quello insomma è una struttura immensa, molto grande, e anche lì dal punto di vista energetico sono dei colabrodi, non tanto perché sono anziani come struttura, ma sono anziani diciamo come concezione. È chiaro che il mondo negli ultimi 10 anni si è evoluto in maniera incredibile, e quindi insomma noi dobbiamo per forza stare al passo. Ma questo è un risparmio energetico, cioè sono veramente degli investimenti che servono a risparmiare e a stare meglio, quindi direi che sono degli investimenti decisamente azzeccati. Quindi io corro un momentino, parlaci un po' del bilancio e del personale, perché mi pare che l'ultima volta avevamo parlato, eri in fieri per fare questo bilancio, eccetera, magari in 30 secondi se ci dai un... Sì, allora il bilancio del Comune di Coseano è un ottimo bilancio, quindi non abbiamo grandissimi problemi da quel punto di vista. Il problema del personale è un problema invece elevatissimo. Ti faccio questo esempio che secondo me serve un po' a sintetizzare il tutto senza entrare troppo nel dettaglio. 24 chilometri quadrati, quindi il Comune di Coseano è abbastanza grande, abbiamo ad oggi un operaio solo. Quindi è chiaro che i problemi effettivamente ci sono. Spero che entro la fine dell'anno riusciremo ad acquisire il secondo, ma vi ricordo che fino a 6 anni fa ne avevamo 4, per esempio. Segretari comunali è una tragedia senza fine. In tutta la regione ci sono, su 215 comuni, ci sono 45 segretari comunali. Una volta ogni comune, anche quelli piccoli, avevano un segretario comunale. Facciamo finta anche che un segretario possa fare due comuni, ma vi rendete conto che la proporzione tra i 45 e i 215 è veramente esagerata, tant'è che molti comuni rischiano di non poter, per esempio, fare i consigli e le giunte comunali. Cioè siamo veramente alla frutta. Ecco, senti, ultimamente la regione ha varato una legge sull'indennità dei sindaci. Ecco, tu cosa ne pensi? È un atto dovuto, a mio modo di vedere, perché effettivamente era un po' sperequante, no? È un primo passo. Sì, è un primo passo, secondo me importantissimo, ed è un ritardo comunque di 2 anni. Vi ricordo che la legge nazionale è entrata in vigore già 2 anni fa, quindi il Friuli Venezia Giulia da quel punto di vista è rimasta indietro di praticamente 2 anni. Non è una polemica ovviamente, ma è un atto... È una constatazione. L'indennità dei sindaci deve migliorare per moltissimi motivi. Il primo fra tutti è che non ci sono più candidati sindaci, perché lasciare il proprio lavoro o comunque riuscire a tenere in parallelo 2 lavori, e quello di sindaco oggi è diventato un lavoro che veramente include, penso, sacrifici, ma soprattutto moltissime ore e rischi.
Eh certo, moltissimi rischi dal punto di vista soprattutto giuridico e soprattutto civile, insomma. E quindi ci sono le assicurazioni che vanno pagate, c'è la benzina chiaramente che va pagata, oltre chiaramente al tempo. Io sono molto propenso verso una quasi professionalizzazione di questo, che deve essere un mestiere, perché oggi non è più come il sindaco di 50 anni fa, ovviamente, ma bisogna che ci siano delle persone assolutamente preparate, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Ecco, senti, ho visto che voi state preparando anche del gemellaggio, l'avete sia in Europa che in Italia, no? Se vuoi parlare. Sì, siamo internazionali, un piccolo comune internazionale, abbiamo un gemellaggio molto storico, quindi molto antico, che è quello con il comune di Finale Ligure in Liguria, un comune bellissimo tra l'altro, e questo gemellaggio è nato grazie all'associazione dei donatori di sangue, ovviamente insieme con il comune molti anni fa, ed è tuttora chiaramente in vigore. L'altro gemellaggio invece è quello di Aubiac, nato invece pochi anni fa in Francia, è nato dall'associazione corale di Coseano, che avevano appunto un collegamento derivato anche dal fatto che diversi migranti italiani erano andati appunto in Francia a lavorare nell'era dei nostri nonni, chiaramente, quindi a inizio Novecento fino agli anni 30. Dopodiché ovviamente si sono instaurati dei rapporti di amicizia che sono molto profondi, perché abbiamo incontrato un comune, un paese insomma molto solidale, molto legato all'Italia, molto di più di quanto non si potrebbe magari pensare. Anche l'attività culturale oltre confine va molto bene. Ecco, senti, in chiusura e trasmissione vorrei capire un po' l'intervento tuo dell'ANCI, perché è sempre incisivo mi pare, ma sei anche presidente della comunità, no? Sì, dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare. Parlaci un po' di questo e poi ci salutiamo. Sì, la Comunità Collinare è diventata un ente pubblico, un ente locale dal 1 gennaio di quest'anno. Prima era un consorzio invece privatistico, diventando un ente ha delle responsabilità che sono ovviamente molto maggiori, ma anche molto più impegnative a livello chiaramente di organizzazione e quindi per esempio di personale. Abbiamo problemi con il personale perché ovviamente andrà integrato, perché il lavoro è veramente enorme. È il collante fra i 15 comuni appunto della zona collinare, ed è fondamentale essere l'esempio, perché lo siamo, l'esempio per la regione e, come dicono in molti, siamo anche un esempio a livello nazionale, tant'è che siamo tra i primi, forse in realtà saremo i primi per un progetto così grande come le CER, ovvero produrre energia elettrica in loco per riuscire a prezzo molto più basso, e fa sempre parte quindi dell'efficientamento energetico e del risparmio energetico con cui abbiamo iniziato la trasmissione, e vendere la stessa energia elettrica proprio ai comuni della comunità collinare, risparmiando e preservando anche diciamo il verde che ci caratterizza. Benissimo, allora se vuoi fare un appello ultimo per il grande evento dell'arte di Coseano e poi tanti auguri. Grazie Enzo, io aspetto tutti i telespettatori domenica 19 di settembre alle ore 17 per la grande chiusura. Di solito si fanno le aperture, noi invece facciamo la chiusura della capsula del tempo, mettendo dentro il presente per il futuro. Bene, caro David, caro sindaco, vi saluto, grazie per la presenza. Grazie Enzo. E buon lavoro. Mandi. Questa trasmissione è stata offerta da Alfrus.